Chiara Giannetta, signore e signori. Prego. Per te. Come i Re Magi, sei sì. Oro, incenso e mirra. Che cosa ti pare? Un profumo? Puoi anche usarlo qui. Limoncello? Sì. Ma perché ti hanno detto qualcosa di me o... So che ti piacciono, diciamo, delle cose da bere come il limoncello. Sì. Ma è tuo? Perché allora, è della tua zona? L'ho fatto io, premetto. Sì. Con le tue mani? L'ho fatto io, sto sperimentando, volevo sperimentare con te. Allora, ti dico, il limoncello si fa con le bucce di limone che devono stare massimo 9-10 giorni nell'alcol. Io me ne sono scordata e sono stati 25. Quindi... Che effetto fa sul limoncello? Lo rende più amaro, quindi non so che cosa sia venuto fuori. E quindi è diventato più amaro, più carico anche, più... Sì, penso. Lo bevo così? Ma forse ho dei bicchieri, però... Ok. Oddio, i bicchieri, ma magari sono lì da anni. Da anni, ok. Buono, buonissimo! Buono! Grazie, Ale, grazie, veramente. Buono! Sì, pure caldo. Devo fare questa cosa per sai che... Non è male! Non è male! Non è male! Non è male. Ma com'è andata sta cosa del limoncello? Se lo teniamo qua... Ma anche un po' come... Contro le zanzare, lo sai, può venire bene per ogni cosa. Come ti è nata sta cosa del limoncello? Mio papà lo fa buonissimo, siccome viviamo lontani perché lui sta in Puglia e mi mancava il limoncello che ogni volta che portava la bottiglia durava poco. Certo. Ho detto, comincio a farlo io. È un po' un effetto Madeleine, cioè ti riporta i profumi di casa. Che bello, che bello, che bello. Senti, dicevi, sei lontano dalla Puglia perché di base dove stai? Non stai a Genova? Sto a Roma. Vivi a Roma. Sì. Vivi a Roma, però a Genova hai lavorato perché tra poco parte la nuova stagione di Blanca. Sì, abbiamo girato... Belle, sempre le mesate più belle, quelle fredde, febbraio, di notte, con la pioggia finta. Sì, ma per dare un tocco ancora più noir, certo, alla storia. Serie. Sì. Come, non lo so, le scene più fighe, ve le so, di notte, quando dobbiamo fare le scene di pioggia, io mi incelofanalo, come disse la grandissima Ornellona, mi incelofanalo tutta, insieme anche a Spollon, e ci buttiamo sotto la pioggia con un goccetto di grappa, perché comunque quel... Sì. Caldo che bisogna sentire anche... momentaneo. Lo dovrai insistere per fargliela bere a Spollone, vero? Mamma mia, sarà una fatica. Dobbiamo addormentarlo. Dai, bevi un po', bevi qualcosina. Bello, bello, bello. Quindi, insomma, sul set vi divertite, anche se poi è un noir, è molto serio. Quando è venuto Luca Argentero qui, ci ha raccontato che, interpretando lui un dottore, le persone, che non sono proprio dei geni, sovrappongono il personaggio alla persona, quindi gli chiedono dei consigli un po' medici. A te qualcuno chiede di intervenire in situazioni delicate, delle consulenze, magari qualche... Ecco, sicuramente molti pensano che io sia davvero cieca. Non ci credo neanche se... Te lo giuro. Cioè, io e sono persone che vengono con una dolcezza, un amore, che dicono... Ma è come se avessero visto la Madonna in quel momento. Ma tu ci vedi? Sì, era finto. Quindi sì, lo fanno davvero. Miracolo. Ed è stato complicato non tanto sul set, credo in questo periodo particolarmente, interpretare un non vedente, credo che abbia dei rischi appunto non tanto di sicurezza sul set, quanto più con l'opinione pubblica, perché poi dietro l'angolo c'è la polemica, per cui se interpreti una non vedente stai portando via il posto a una non vedente che avrebbe dovuto fare quel ruolo lì. Sì, insomma, ti è capitato di finire in mezzo a una polemica del genere? Mi è capitato con una persona che lavora in una produzione americana e mi ha detto, you're very lucky a interpretare una cieca. Io ho detto, oddio, ci ho pensato tutta la notte. Sì? Ma cosa perché ha voluto dire? Perché ho detto, sì, è vero, però io prima sono un'attrice. Non è andare a vedere quello che voglio dire. Io sono un'attrice, prima di tutto, ho lavorato per fare questo mestiere, ho studiato, i miei genitori mi hanno mandato, mi hanno pagato l'affitto a Roma. Cioè, c'è una preparazione a questo lavoro, quindi non è che bisogna fare le cose a prescindere. Sì, a volte la gente forse sottovaluta l'aspetto lavorativo di quello che fate. Cioè, il lavoro che viene richiesto all'attore è quello di interpretare qualcosa di diverso da quello che è, no? È un po' la definizione stessa di attore. Però, insomma, te l'ha fatto notare lei perché in America su queste tematiche non scherzano. Non scherzano e sta diventando appunto una polemica molto grande, per cui si va al di là della professione che fai.
Però è ovvio che se qualcosa può essere integrato come un attore che ha una certa forma di disabilità, o io come persona ho dei limiti, perché non lo so, sono pugliese e ho gli occhi azzurri, mi è capitato molto spesso che no, però non mi ricordi il sud perché c'ho gli occhi chiari. Certo. Però su queste cose bisogna andarci oltre, ovviamente, il nostro lavoro va oltre questo. Sì, di sicuro non puoi essere... Di sicuro non puoi essere, e questo credo sia una cosa giusta e dovuta, non puoi essere superficiale nel prepararti per un ruolo del genere. Come ti sei preparata? Come ti sei preparata? È stato bellissimo. La prima persona che abbiamo incontrato, il regista, a casa sua è stato Andrea Bocelli. Sì. Siamo andati a casa sua, bellissimo, vedevamo Andrea che si muoveva nel suo spazio a casa sua con tranquillità, mentre magari tu che eri appena arrivato a casa di qualcuno, quando arrivi a casa di qualcuno no, non sai dove mettere. Certo, non sai dove appoggiarti. E capivi subito qual era quel pregiudizio che ci avevi già dall'inizio. Sì. Abbiamo parlato nel suo salotto, cose, a un certo punto quando ci siamo salutati al piano di sopra, io e il regista stavamo all'inizio della rampa delle scale e vediamo Andrea che corre giù. E io e Ian tipo no, non fa niente. No. Invece sì, lui grande sicuro. Ci sono, guardati, Ian, due deficienti. Vabbè, proprio... ma quando è stato da noi, a un certo punto abbiamo detto, Andrea, come ti piacerebbe entrare? Volevamo fare qualcosa con te, divertente. Lui fa, sui pattini. Noi, ma in che senso? In che senso sui pattini? Lui fa, boh, voi suonate una canzone e io entro sui pattini. E se non sbaglio era Gigi D'Agostino, sì. Vero? Gigi D'Agostino con Andrea Bocelli sui pattini, no, lanciato come un missile che girava dappertutto. Quindi lui poi ha avuto queste cinque persone che mi hanno aiutato, Maria che è campionessa paralimpica di corsa, quindi c'ha tre medaglie, Veronica fa scherma, molti di loro fanno sport. Sì. E poi tu facevi i compiti a casa, cioè quello che loro ti magari ti insegnavano, magari ti dicevano, magari cose che hai catturato tu guardandoli muoversi, provavi sì, poi a rifarla a casa. La persona più interessante è a Sara, gliel'ho detto dopo, è Sara, che sì. La prima volta che l'ho incontrata insieme a un altro ragazzo che sapevo fosse cieco, io pensavo che Sara l'avesse accompagnato, pensavo che ci vedesse. Sì. Perché Sara stava per così, la sicurezza dei sì, movimenti. Sì, e ti guardava negli occhi, si muoveva, si spostava i capelli, guardava l'ambiente. E io, dopo un quarto d'ora che parlavo con Marco, poi ho capito che Sara non vedeva, perché Marco mi ha detto, Sara ha perso la vista a 20 anni, però il suo modo di muoversi era quello, era il mio. Buono, facci piano che comunque c'è tutta la puntata davanti. E quindi io mi sono molto ispirata a Sara in quel momento, perché Sara era quello che adesso è Blanca, cioè il suo modo di muoversi nel mondo. Ah, hai preso da questa Sara. Sì. Stiamo per arrivare alla seconda stagione. Di solito, allora, innanzitutto è la seconda stagione, quindi non spoileremo niente, è sopravvissuta alla prima, Blanca, sì, è viva. Per ora è viva. E la seconda stagione, di solito, vedo nelle serie... è quella un po' più action, cioè la prima è quella dove si settano i personaggi, si prendono le misure, nella seconda inizia un po' l'action, è così anche nella devi, vostra? Devi ravvivare un po', devi ravvivare... Sì, noi andiamo dai. Proprio con le bombe, sì. Cioè abbiamo, diciamo, c'è questo cattivo di base che sì. è una bomber sì. che minaccia la polizia e quindi ci sono state esplosioni di qualsiasi genere. Ti piace girare quelle scene? Ti spaventano? In che modo lo fate? In sicurezza? Beh, immagino di sì, ovviamente. Si prova però... in sicurezza, sì. L'esplosione tipo l'ho fatta io, era un'esplosione che veniva da dietro con il conto 1, 2, 3, un secondo dopo la botta io dovevo prendere e mi gestivo, lo puoi fare una volta sola, sì. perché non esplodono altre macchine, cioè, non hanno pagato altre macchine. Il budget è quello. Buona la prima. Dice, va bene, bene, sì, per fortuna è andata bene, ce l'ho fatto anche la locandina con me in aria. È stato molto divertente. E invece scene, in questo caso no, abbiamo detto prima, Blanca gode di ottima salute, ma scene di morte? Perché la morte è difficile. Mazza, è difficile. Mi è capitato una volta con Giuseppe Zeno, tra l'altro ero molto giovane ancora, eravamo a girare questa fiction in cui io dovevo cadere da una... lui mi spingeva da una scogliera. E siamo andati in Inghilterra per girare 2 giorni, quando c'erano i soldi nella televisione. E 2 giorni lì io... A cadere da una scogliera. Com'è andata? Bene, sono morta, non io, sì. neanche la stunt, il personaggio è andato bene. Io non ho fatto niente, ho visto però questa scena bellissima dove c'erano con la stunt cartoni e materassoni da questa scogliera piuttosto alta, dalla quale lei si buttava di schiena, che veniva spinta. Un po' alla Tom Cruise, sì, di esatto. che piace fare quelle cose. Sì, no, sì, siccome sì, poi sì. I tipi di morte anche che si possono affrontare nei film, nel cinema, nelle fiction sono molti, volevamo giocare con te brevemente a un gioco che abbiamo chiamato La ruota della sfortuna.